Esistono fenomeni che ci lasciano senza parole, soprattutto quando parliamo dello spazio, un luogo infinito ancora totalmente da scoprire. All'interno del nostro sistema solare, invece, esiste un fenomeno stupefacente ma quasi sconosciuto di cui vorrei parlare con voi in questo video. Ci troviamo tra gli anelli di Saturno, che abbiamo così tante volte osservato sui libri o anche attraverso dei telescopi. Si tratta di strutture composte da miliardi di piccoli oggetti orbitanti sul piano equatoriale di questo pianeta e che, per quanto possa sembrare strano, suonano come fossero un'orchestra. Questo fenomeno, che ascolteremo fra non molto, ha reso possibile agli astronomi di capire qualcosa di più su Saturno, cioè di come questi anelli funzionino anche e in sostanza come dei sismografi. Ma ciò che ne scaturisce è qualcosa di veramente unico e stupefacente. Come vi ricorderete, alcuni anni fa la sonda Cassini era stata in grado di percepire il leggerissimo tremore prodotto dall'interazione delle forze gravitazionali provenienti dal nucleo del pianeta verso il suo sistema di anelli. Secondo una nuova indagine, infatti, gran parte dell'interno del pianeta risulta più stratificato di quanto si pensasse. Di controparte, come sapete, nello spazio non ci sono suoni trasportati dalle onde di pressione che si propagano nell'aria come avviene sul nostro pianeta. E questo perché, appunto, lo spazio è vuoto e non esiste il mezzo in grado di far propagare le onde sonore. Ma nonostante tutto, possiamo aggirare questo vincolo, il problema, convertendo ad esempio le interazioni elettromagnetiche molto potenti provenienti dallo spazio in suoni. È quello che ha fatto un gruppo di ricercatori con i dati raccolti appunto dalla sonda Cassini durante quello che è stato chiamato il suo grande finale, cioè l'ultimo tuffo nell'atmosfera di questo pianeta. La sonda Cassini è arrivata infatti nell'orbita del sesto pianeta del Sistema Solare nel 2004 e ha rilevato una potente interazione di onde di plasma che si muovevano da Saturno verso i suoi anelli e anche verso la sua luna chiamata Encelado, il sesto satellite naturale di Saturno in ordine di grandezza. Le osservazioni hanno mostrato per la prima volta come le onde di plasma viaggiassero sulle linee del campo magnetico che collegano Saturno direttamente alla sua luna ghiacciata. Tra l'altro, molti studiosi ritengono che su questa luna si possano celare delle forme di vita almeno allo stadio cellulare. Dovete pensare a queste linee del campo magnetico come se fossero un circuito elettrico che connette i due corpi celesti, con una grande quantità di energia che scorre avanti e indietro. Come ben sanno gli astronomi, i giganti gassosi come Saturno sono infatti molto difficili da studiare. Così gli scienziati devono necessariamente impiegare altri metodi, come appunto l'analisi del campo magnetico del pianeta e gli effetti, spesso minimali ma fondamentali, con i corpi celesti che orbitano intorno a loro. Il sito space.com spiegava come appena arrivata intorno a Saturno nel 2004, la sonda Cassini, che avrebbe concluso la sua missione proficua nel 2017 disintegrandosi nell'atmosfera del pianeta dopo un ultimo tuffo, aveva fornito informazioni particolari sulla strana oscillazione dei suoi anelli. Anziché singole onde, la sonda rivelò gruppi di piccole onde di portata cortissima che possono spiegarsi solo con la presenza di onde gravitazionali nella parte più profonda del pianeta. Questo significa, come disse Christopher Makovich del Californian Institute of Technology e che ha firmato la sua ricerca su Hago Advances, che la loro esistenza implica che almeno una parte di questo nucleo debba essere relativamente calma e stabile, piuttosto che avvolta da moti convettivi come quelli del mantello terrestre. I ricercatori hanno quindi convertito la registrazione delle onde in un file audio che possiamo ascoltare allo stesso modo in cui una radio traduce le onde elettromagnetiche in musica. Proprio come l'aria o l'acqua, il plasma, che è il quarto stato della materia, genera onde per trasportare energia. La registrazione è stata catturata dallo strumento a bordo della sonda
denominato Radioplasma Wave Science, RPWS, il 2 settembre del 2017, 2 settimane prima che la sonda Cassini si immergesse e si disintegrasse appunto nell'atmosfera di Saturno. Eccolo a voi in tutta la sua rara, direi, bellezza.